quindi ci salutiamo con questa. Ho messo un clima di cupezza, è caduta anche la chitarra. In realtà nella mia testa dovevo mettere un clima di allegria, però. Potremmo tutti suonare assieme, però, vero? Anche voi schioccate le dita e anche il pubblico potrebbe schioccare le dita quando le schioccano anche loro. Il ritornello fa e bisogna andare a tempo schioccando le dita sul 2, che loro sono bravi, le schioccano sul 2. Proviamo a farlo, non il ritornello, è solo a schioccare le dita. Fantastico. Poi seguite loro che comandano. E leggermente, quasi sulle punte, faremo la rivoluzione. Armati fino ai tetti di tanta educazione e senza la televisione. Basta non urlare, stare ad ascoltare, rispettare il turno, scusi, grazie, prego, e poi togliamo il disturbo, perché ciò che è formale è anche sostanziale, non è bello insultare, leggermente senza inquinare, difenderemo la nostra opinione, faremo attenzione a non urlare e a rispettare l'ambiente e le persone, leggermente senza mano pesante, sarà come un'enorme prova d'amore, riportare la cultura all'altare, sarà un'enorme festa popolare, molto leggermente. Una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole, molto leggermente. Poi chi al comando darà il buon esempio, lasciando aperta la porta e la finestra, per far entrare correnti d'aria fresca, solo l'istituzione avrà la precedenza, staremo attenti a rispettare l'ambiente e ci allarmeremo solo in assenza di regolare scontrino fiscale, se non è bello rubare, non è bello neanche rubacchiare. Leggermente, quasi sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole, di persone per bene al potere. Certo fa paura solo l'intenzione di voler portare l'educazione al potere. Bye.
Sembra, mi sono dimenticato di dirlo prima, no? Sembra un momento un po' orrido, però lo sottolineo, cioè ci sono, veramente sono bravissimi. Adesso sto dicendo anche che abbiamo fatto delle canzoni e ne abbiamo tralasciata solo una, che è la più bella di tutti ed è dentro il disco che è in vendita là fuori, nella terrazza, e lo sto dicendo con dei bambini davanti. Mi rendo conto della situazione che sto facendo, cioè c'è un po' di ruffianaggine in tutto questo, però si prova, è un periodo di crisi, capito? In realtà bravissimi bambini e ragazzi, fantastici, bravi. Grazie veramente, la festa mi pare che continui fuori, quindi ci vediamo lì.